Ciao a tutti e benvenuti nella nuova rubrica del Cinema Don Zucchini, Cine Attack, dedicata proprio a voi giovani. Vi state annoiando, eh? Vi manca molto andare al cinema? E scommetto che avete pure finito i popcorn. Ecco, noi siamo qua proprio per voi. Nelle prossime settimane vi guideremo nel fantastico mondo del cinema e vi suggeriremo una serie di laboratori, giochi e attività tutte per voi. Ci accompagneranno in questo viaggio dei cortometraggi di animazione, delle vere e proprie perle, ricche di segreti da scoprire. Al termine di ogni appuntamento vi proporremo una sfida e chi la vincerà avrà diritto a un ingresso omaggio al cinema. Quando riapriremo? Bene ragazzi, mettetevi comodi, ma non troppo, perché abbiamo in serbo per voi davvero tante belle sorprese. Siete pronti a partire? Sì! 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 Molto bene, motore, Chuck, azione! Thank you.
In una grigia metropoli degli anni 40 vive George, semplice impiegato che ha a che fare tutto il giorno con delle scartoffie. La sua esistenza prenderà una piega inaspettata quando un giorno, in attesa sulla banchina ferroviaria, incontrerà la bella Meg. La ragazza scomparirà nella carrozza del treno, ma per George oramai è troppo tardi, se n'è già innamorato. Tornato in ufficio, il nostro Paperman riprende con la sua routine lavorativa, quando d'improvviso scorge dall'altra parte della strada la sua amata. Inizierà così ad inviare uno dopo l'altro centinaia di aeroplanini di carta, nella speranza che lei possa accorgersi di lui. Quando sembra che non ci siano più speranze, i due giovani riusciranno a ricongiungersi, grazie a degli aiutanti inaspettati. Paperman è un cortometraggio animato statunitense del 2012, diretto da John Kars e prodotto dai Walt Disney Animation Studio. È stato proiettato per la prima volta in abbinamento al film d'animazione Ralph Spaccatutto. Ha vinto l'Oscar al miglior cortometraggio d'animazione all'85esima edizione dei premi Oscar. Per dare forma alla sua visione artistica, Kars ha adottato uno stile peculiare, capace di fondere l'eleganza dell'animazione tradizionale in bianco e nero con la solidità assicurata dalla moderna computer grafica. Infatti, lui stesso ha dichiarato: «La ragione per cui ho adottato questo stile risiede nel fatto che la computer grafica ha delle qualità espressive notevoli e conferisce un'elevata dose di dimensionalità a quello che fai. Per quanto mi riguarda, sono cresciuto professionalmente nell'ambito dell'animazione 3D». Sono incredibilmente orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto con Paperman, perché sono convinto che l'animazione non debba necessariamente avere un'unica anima. E adesso lasciamo la parola a Sara, che ci presenterà la sfida di oggi.